Juventus Spurs. Sì, è normale, è il periodo della... Poi l'errore di Højbjerg, palla recuperata dalla Roma. Dybala in mezzo a due, è messo giù turno Kulusevski fino a un paio di anni di squadra. Poi Kulusevski a gennaio è stato prelevato insieme a Bentancur. Karsdorp trova subito la giocata col tacco di Dybala. Per difendere deve avere palla, perché comunque Pellegrini in mezzo al campo è un giocatore di qualità, ma due trequartisti, un attaccante. Dybala gioca corto con Pellegrini. Cini difende basso il Tottenham. Dybala tra le linee, palla incollata al mancino, protegge, si fa tamponare da Bissouma. Calcio di punizione, anche questo diventa un quesito forse. E adesso le punizioni? Beh, ad averne, no? Nel senso, piuttosto che nessuno. Pellegrini lo scorso anno veramente ha calciato delle punizioni straordinarie. Ricordiamo il derby. Però è Dybala che il piedino ce l'ha e si metteranno d'accordo. La fortuna è che uno è destro. Sta ancora quel movimento di Zaniolo ad aprire. Svuota la parte centrale proprio per far uscire o Abraham addosso. Il movimento di Abraham. Mancini, Dybala, Mancini. C'è sempre... Per fare fallo, ma cercare di anticipare. Forzata la prima giocata di Romero, ha recuperato palla alla Roma. Campo del Tottenham dalla Roma. Dybala solo si può girare. Aspetta un movimento di Abraham che arriva. Con la testa Dybala, poi Smalling. Si sente sotto Mourinho, non la perde. Cristante, poi a Dybala. Di nuovo Cristante. Dybala di prima, stavolta riesce a connettersi con... È la giocata che vuole Mourinho, quando non c'è quello spazio per andare a prendere la palla alle spalle, è giusto che... È quello che vuole Conte, vuole più velocità sugli esterni, vuole attacco alla profondità. Poi c'è la solita capacità di fare gioco, di... Ogni tanto quel passaggio che affetta in due. Son, cooling break. Quelle squadre arrivano indicazioni, Salvatore Foti per Paolo Dybala. Insomma, per Tiago Pinto di lavoro da fare ce n'è. Però è anche il weekend in cui probabilmente la Roma incontra... Va la coscia della bandierina, sinistra uscire, affilato, salta Ibañez! La mette nell'angolino, battuto Lloris, la sblocca la Roma dal sinistro. Di Dybala prende il terzo tempo, lo perdono. MVP senza discussione della finale di Coppa Italia. Una grande doppietta contro la Juventus. Facilmente Ibañez completare una mezz'oretta buona. Ancora un gol su corner. Lo scorso anno la Roma è stata insieme al Napoli la squadra che ha fatto più gol. La testa di Smalling. Ancora Kulusevski. Dybala. Gioca vicino con Zaniolo. Dall'altro là. Vediamo se ci saranno minuti anche per Richarlison. Anche per un altro volto numero 22, Abraham. 17 in campionato, 9 in conference. 1 in Coppa Italia. Dybala chiede scusa a Perisic per il fallo. Più i legni colpiti, se non sbaglio sono stati 6 o qualcuno. L'anno scorso, Kulusevski. Dybala è rimasto a... Grande massa muscolare, i carichi di Conte, ripeto, li conosco, li sappiamo tutti, abbiamo visto la difficoltà proprio nel gestire le ripetute di corsa dei giocatori del Tottenham. Insieme a Højbjerg, praticamente indispensabile dall'arrivo. Per questo bisogna forzarla la giocata, la velocità viene quando... Ci sono le distanze giuste e le giocate pulite. Puntarlo in velocità, non da fermo. Verti è stato con 5 dentro, gli altri due sono Abraham e Cristante. Rimane al limite Zaniolo. Così come Pellegrini. Va a Dybala a uscire. Altra palla affilata. Comincia a diventare veramente importante e anche decisivo. Dybala la li può creare. Chiede l'1-2 a Cristante che invece libera il sinistro. Abraham al limite, sposta palla. Terminante, qui Mancini pulito sul pallone. Dybala. Va via anche con una mezza giocata sull'ex compagno Bentancur. Ancora Paolo Dybala che prova ad andare via. Qualche applauso per la coscia. Cercando condizione. Zaniolo arriva e come? Adesso uno contro uno con Romero, ma ha sbagliato il primo tocco. Dybala. Palla Knapp, alla limite. Son anticipato, secco. Rick Karsdorp. Mancini. Buona la finta su Perisic, apertura per Dybala. Su questa palla intercettata dall'ottimo Karsdorp, perché ha fatto un'altra... Fu proprio Conte a strapparglielo per oltre 40 milioni di euro, portarlo al Manchester United. E Conte si era reso conto subito di aver perso un giocatore essenziale. Come previsto, fuori Dybala.
va a sinistra e Zaniolo